Sono Carlotta Mazzoldi, uno dei docenti del corso di laurea magistrale in biologia marina del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Da tre giorni siamo qui con gli studenti del corso di laurea in biologia marina per fare un'attività che comprende sia uno stage per loro per imparare a lavorare sul campo e approcciarsi a questo tipo di attività, sia un'attività di monitoraggio all'interno di un progetto più ampio di ricerca di quella che è la biodiversità dei nostri mari. Questo progetto al quale partecipiamo con gli studenti è un progetto che viene sviluppato a livello europeo e che mira appunto a monitorare nel tempo i cambiamenti nella biodiversità. Qui a Chioggia lavoriamo a tutti i livelli tassonomici, campioniamo dai microrganismi fino al monitoraggio degli uccelli marini, passando attraverso gli invertebrati di fondi molli, di fondi duri e i pesci. È molto importante proseguire questa attività di monitoraggio in quanto siamo in un momento di grandi cambiamenti per quanto riguarda i nostri ecosistemi marini. Cambiamenti legati sia a cambiamenti climatici ma anche molto a quelle che sono le attività dell'uomo che possono avere un impatto importante sugli ecosistemi e sulla biodiversità. In questi giorni si va sul campo, si campiona per poi portare i campioni in laboratorio e andare avanti con il processamento, con il sorting e con le analisi che possono essere delle analisi al microscopio tassonomiche fino ad arrivare all'analisi genetica. Durante l'attività di beach littering abbiamo raccolto tutte quante le immondizie che abbiamo trovato lungo la spiaggia di Caroman per circa 100 metri di lunghezza e 50 metri di profondità, che è più o meno la profondità della spiaggia. E abbiamo poi suddiviso tutte quante le immondizie per materiale, plastica, vetro, legno, lavorato e le abbiamo poi pesate per circa 150 kg di materiale in totale raccolto. E la cosa che più ci ha colpito probabilmente a tutti è stata la quantità industriale di retine per mitili che siamo riusciti a trovare e che erano veramente ovunque, incastrate anche sotto altri materiali, e la cosa un pochettino ci ha spaventato.